Benvenuti a 800 Oscuro. Inauguriamo la quinta stagione con un episodio piuttosto particolare, dedicato a uno dei temi più suggestivi dell'epoca vittoriana. Oggi ci addentriamo ancora più a fondo in questo periodo storico, in cui l'immaginazione e la suggestione si scontravano con una realtà spesso più tragica delle peggiori fantasie, e in cui i confini tra vita e morte sembravano spesso sfumare. In questo capitolo vi condurrò attraverso pagine sbiadite del passato alla scoperta di storie di persone sepolte vive. Immaginatevi per un attimo nel cuore di un cimitero vittoriano, tra lapidi scure e alberi spogli che si piegano sotto il peso del tempo. Era un'epoca in cui la paura della morte si manifestava in modi straordinari e spesso inquietanti. In mezzo a tutte queste angosce legate alle numerose epidemie, alle guerre, alla fame, emerse una pratica singolare quanto macabra: l'idea che fosse necessario garantire che arrivasse ai vivi un eventuale grido di aiuto proveniente dal buio delle tombe. Nel XIX secolo si moriva facilmente e talvolta il medico non visitava con attenzione i morti, oppure faceva diagnosi frettolose, soprattutto nei periodi di epidemia. Se avete ascoltato le puntate precedenti, molte donne uccisero per lungo tempo prima che qualcuno si accorgesse che le loro vittime erano state avvelenate e non erano affatto morte per cause naturali. In ogni caso, in quell'epoca il timore di essere seppelliti vivi, scientificamente detto tafofobia o paura dei sepolcri, di cui pare soffrisse Edgar Allan Poe, era palpabile. La gente si chiedeva come avrebbe potuto salvarsi se, mentre giacevano nella loro fredda sepoltura, un improvviso respiro avesse segnalato un ritorno alla vita. Qualcuno che di questa patologia soffriva aveva pensato a soluzioni stravaganti per le proprie recondite paure, come il celebre scrittore Hans Christian Andersen, il quale ogni volta che andava a dormire lasciava un bigliettino accanto al letto che recitava: "Non sono ancora morto, sto solo dormendo", forse perché consapevole che avendo un sonno profondissimo qualcuno potesse scambiarlo per deceduto. Pensate a quanto dovevano essere celeri le pompe funebri, e contando che nell'Ottocento c'era una gran richiesta di cadaveri per gli istituti di medicina e gli atenei, evidentemente più di uno pensava di ritrovarsi su un tavolo autoptico nel giro di pochi istanti, magari mentre ancora respirava. Nel 1895 il medico inglese Ousley affermò che in Gran Bretagna ogni anno quasi 2700 persone venivano sepolte vive. Le autorità lo smentirono subito, dichiarando che erano solo 800 all'anno. Capite che il problema forse esisteva davvero. Il solo pensarci era un incubo, soprattutto dopo che vennero resi noti alcuni casi realmente accaduti, anche perché fino ad allora, per accertarsi delle morti, medici e infermieri al massimo stritolavano capezzoli, ponevano uno specchietto vicino alla bocca dei pazienti. Sappiamo che il battito cardiaco, soprattutto in casi di bradicardia, diventa lentissimo, pressoché impercettibile. E lo stetoscopio fu inventato solo a metà 800 da un medico francese, Eugène Bouchoux, ma prima che venisse adottato in larga scala passò qualche anno. Quindi il rischio di trovarsi tappati in una cassa sottoterra non era troppo da sottovalutare. E così qualcuna tra le menti più creative decise di provare a ideare le possibili soluzioni. Tra la metà e la fine dell'Ottocento entrarono in scena dispositivi strampalati e metodi sorprendenti progettati per permettere ai sepolti di comunicare alla bisogna con il mondo dei vivi. Campanelli esterni con fili collegati alle bare, tubi per consentire l'afflusso d'aria, specchi e specchietti posti sopra le tombe per riflettere segni di vita,
vi descrivo brevemente i più noti di questi stratagemmi, sospesi tra panico e speranza. Nel 1868 fu depositato uno dei primi brevetti legati alle casse da morto. Siamo negli Stati Uniti e l'idea era che il cadavere avrebbe dovuto essere sepolto ma non interrato, lasciando la possibilità alla persona di risvegliarsi, sollevare il coperchio e usare una scala per salire al piano terreno. Se il risveglio non avveniva entro una settimana, i becchini procedevano alla sepoltura. Sostanzialmente il morto non veniva sepolto finché non si era certi davvero che la sua condizione non fosse definitiva. Nel 1885 fu invece inventato un metodo che prevedeva la possibilità di segnalare la propria non morte e rimanere vivo grazie a un afflusso d'aria. Da sopra poteva essere calata anche una lampada per vedere se il cadavere fosse ancora vivo, perché c'era una finestrella, oppure da sotto il non morto poteva inviare un segnale con un campanello. Il campanello peraltro è stato utilizzato qui in Europa fino ad anni recenti anche negli obitori degli ospedali per segnalare eventuali riprese non previste dei corpi in attesa di autopsia o inumazione. Nel 1889 fu brevettata una bara con vetro collegata a un complesso meccanismo legato alla testa. Nel caso in cui il cadavere non fosse morto, il vetro veniva rotto e faceva entrare dell'aria nella speranza che qualcuno sentisse e soprattutto che questa bara non fosse già stata interrata. 1894 fu inventato un sistema che prevedeva di collegare alla bara un fischietto tramite il quale il morto poteva comunicare all'esterno. Naturalmente c'era anche una cannuccetta per l'aria attraverso cui la persona eventualmente poteva respirare. Anche qui non doveva essere ancora stato sotterrato. 1899, un'altra invenzione garantiva da un lato di far arrivare aria dall'esterno e dall'altro, se il morto era morto davvero, di eliminare gli odori provenienti dalla putrefazione. Infine, nel 1900 abbiamo la cassa più avanzata dal punto di vista della tecnologia e della meccanica. Nel caso in cui si fosse sepolti vivi, si apriva un serbatoio di ossigeno e veniva inviato un messaggio attraverso un sistema di fili verso la superficie. C'era anche poi un trasmettitore di codice Morse per consentire al morto di comunicare in superficie la propria condizione. In ogni caso, in quegli anni i brevetti furono davvero tanti, non solo negli Stati Uniti. Per farvi capire l'ansia diffusa, nella sola Germania a inizio 800 erano stati brevettati oltre 30 modelli di bare di sicurezza. Ma quali erano stati i casi che più avevano sconvolto i cittadini del nostro secolo oscuro? Addentriamoci nelle loro storie, immaginandoci per un attimo quegli istanti che sembrano infiniti ai risvegliati, in cui le loro grida attutite dal terreno si univano al sibilo del vento tra le lapidi, in cui le loro mani, scarnificate fino all'osso, avevano invano tentato di aprirsi un varco verso la salvezza. La prima storia che ho ripescato è quella del cardinale cattolico Giulio Maria Cavazzi della Somaglia, originario di Piacenza, che operò sotto diversi papi nel Lazio, diventando una figura cruciale per lo Stato Pontificio. Il 2 aprile del 1830, aveva ormai 85 anni, venne dichiarato morto e il suo corpo era in preparazione per l'imbalsamazione, essendo praticamente quasi un santo. Quando l'imbalsamatore affondò il coltello nella cassa toracica dell'uomo, il poveretto si svegliò improvvisamente dallo stato di morte apparente. Però era troppo tardi, essendo stato pugnalato, morì comunque dopo pochi minuti per la ferita al torace. In un articolo del 1884 sul Hickman Courier del Kentucky si legge invece di una giovane donna di nome Anna Ockwalt che durante i preparativi per il matrimonio di suo fratello si era seduta a riposare un po' in cucina. Pochi istanti dopo i suoi familiari l'avevano ritrovata immobile con la testa appoggiata al muro apparentemente senza vita. Avevano chiamato i soccorsi
e il dottore aveva tentato per un po' di rianimarla, ma poi l'aveva dichiarata morta. Il fatto che soffrisse di palpitazioni cardiache fu riportato come probabile causa del decesso. Tuttavia, alcuni amici di Anna provarono a protestare perché avevano notato che le sue orecchie erano ancora rosa, come se il sangue ancora scorresse nel corpo. Anna fu comunque sepolta il giorno successivo e i suoi amici, che non accettavano questa cosa ed erano preoccupatissimi, convinsero i genitori a riesumarla. Si ritrovarono davanti una scena orribile. Il corpo senza vita di Anna era girato su un fianco, con le dita rosicchiate quasi fino all'osso e i capelli strappati. Il 21 febbraio dell'85 il New York Times diede un resoconto inquietante di un altro caso di morte apparente. La vittima era un giovane, un uomo della contea di Buncombe, nella Carolina del Nord. Il suo nome era Jenkins. Il suo corpo fu ritrovato capovolto all'interno della bara, con gran parte dei capelli strappati. Erano anche visibili graffi su tutti i lati dell'interno della bara. Sempre negli States, il 18 gennaio dell'86, un articolo del Times parlava di una ragazza di nome Collins di Woodstock, Ontario. Il suo corpo, una volta riesumato, venne trovato con le ginocchia piegate sotto il corpo e il sudario fatto a brandelli. Nel 1889 Octavia Smith sposò un ricco uomo d'affari di nome James Hatcher. I due ebbero un figlio che chiamarono Jacob. Vivevano felici a Pikeville, sempre nel Kentucky, ma non avevano fatto i conti con gli alti tassi di mortalità infantile dell'epoca. Il piccolo Jacob non superò i 2 anni. La perdita di suo figlio scatenò in Octavia una profondissima depressione, tanto da costringerla a letto per mesi. Durante questo periodo iniziò anche a mostrare segni di una misteriosa malattia, secondo i medici di allora. Il suo corpo entrò in uno stato comatoso e nessuno riusciva a svegliarla. A un certo punto, nel maggio del 91, fu dichiarata morta, appena 4 mesi dopo la morte del piccolo Jacob. Quell'anno era un maggio particolarmente caldo e quindi Octavia fu sepolta rapidamente. Ma pochi giorni dopo anche altri in città iniziarono a cadere in questo sonno molto profondo simile a un coma, per svegliarsi però qualche giorno dopo. Si scoprì in seguito che si era trattato di una malattia causata dal morso di un insetto. Temendo che la moglie fosse stata sepolta viva, James fu preso dal panico e la fece riesumare, pensando che potesse risvegliarsi. In effetti aveva ragione, lei si era risvegliata, ma ormai era troppo tardi. La bara di Octavia era chiusa ermeticamente, ma si scoprì che il rivestimento interno era stato lacerato e che tutte le unghie e le dita di Octavia erano insanguinate. James la fece nuovamente seppellire e fece anche erigere nel cimitero un monumento a sua immagine. Per lui stesso si fece preparare una tomba con un meccanismo di apertura automatica. Del 1901 è la storia più terrificante e allo stesso tempo più triste. La protagonista è Madame Bobin, che fece scalo in Inghilterra a bordo del piroscafo La Plata proveniente dal Senegal, affetta forse da febbre gialla. Venne trasferita in un ospedale dedicato alle malattie infettive, peggiorò e venne dichiarata morta. Fu quindi sepolta molto rapidamente per evitare il diffondersi di malattie. Un'infermiera si era però accorta che il corpo della donna non era freddo e che c'era una certa qual attività dei muscoli dell'addome. Questa notizia arrivò all'orecchio del padre della Bobin, che chiese ovviamente di riesumare il corpo. Nella bara purtroppo non trovarono una, ma 2 persone, Madame Bobin e il figlio del quale era incinta, che era nato prematuramente, forse per lo stress della madre quando si era risvegliata. Entrambi erano deceduti per asfissia. Venne fatta una denuncia contro i funzionari sanitari e il prefetto,
che portò al risarcimento nei confronti della famiglia di ben 8.000 sterline, una somma enorme per l'epoca. Prima di lasciarci, vi enumero qualche ultimo escamotaggio ottocentesco per evitare di finire sepolti vivi, al netto di verifiche mediche, campanelle e cofani di sicurezza. Sepoltura temporanea. In alcuni casi i corpi venivano posti in cripte o cappelle per un certo periodo di tempo prima di quella definitiva, diciamo della sepoltura definitiva, e questo permetteva di osservare eventuali segni di ripresa prima di finire sottoterra. Molto simile a questo metodo molto facile fu l'abitudine per chi poteva permetterselo di organizzare cerimonie di addio pubbliche in cui gli astanti potevano prendere visione del cadavere e garantire che la persona fosse effettivamente deceduta. In alcuni paesi veniva adottata la pratica di dichiarare formalmente la volontà di non essere seppelliti fino a che non fosse palesemente chiaro che la morte era sopraggiunta, obbligando il personale sanitario a fare gli opportuni controlli. Infine, alcuni approfittatori avevano iniziato a proporre le cosiddette polveri salvavita. C'erano farmacie che vendevano sostanze e preparati che si diceva potessero risvegliare i presunti morti. Ovviamente in questo caso si trattava di truffe belle e buone. Ci sentiamo al prossimo episodio e se passate da un cimitero, aguzzate le orecchie.